Ale! Allora ragazzi, questo è un video dovuto. Un video dovuto nel senso che già all'epoca io mi sbagliai quando pensavo che Gosaur e Magnasaur formassero un robot. Invece ci voleva un terzo, ecco, che era il Gran Saur. Siamo finalmente alla recensione del Gunpla HG 1-300 scala Gran Saur, che va a completare il terzetto. Infatti poi vedete che qua ci sono tutti questi bambinelli stupidi che pilotano questi robottoni bellissimi. Esatto, qui in questa scuola dove ci si diverte a pilotare robottoni. Se Anime Shinigami ci subirà questa sera, io me l'andrò a vedere subito. Sì. I robottoni sono belli, eh? Sì, secondo me sarà l'unica cosa bella. Perché questi qui sono una sottobranca dei Brave, che sono gli Eldoran. Ah, ok. Il primo era God Ragino, tra l'altro la Bandai e la Moderoid o Good Smile eccetera si alternano nel far uscire i robottoni. Questi robottoni qua, questo è Bandai, la Moderoid ne fa uscire un altro, adesso non mi ricordo il suo nome, ma che lo vedremo perché tanto lo cliccate e lo andrò a comprare. Però è chiaro che adesso noi andremo a completare il cerchio, il quadro, il quadro, quello là che sarà della Moderoid sarà il primo. Se di un altro cerchio, di un altro cerchio che vedremo se lo completeranno. Qui sono tutti i robottoni che comunque adesso vediamo, si divertono fra di loro, via. Va bene. Allora, però adesso concentriamoci sul Gran Saur, certo, che adesso lo vediamo nella sua prima configurazione, ossia il Gran Jet. Ma comunque, come che lei ha montato, che ho montato felice, non ho ricolorato perché avendo 1000 trasformazioni andremo a scostare tutto il colore, e gli ho dato soltanto una spruzzata di satinato per dargli un minimo di tono. Qui lo vedete, l'ho markerizzato, finito di assemblare, è ben rosina, però già di per sé non è che mi dispiace più di tanto, cioè è anche carino, vediamo. Però essendo dei mecha che naturalmente prendono la configurazione sia aerea sia dinosaurica per l'appunto, e quindi raggiungerà la configurazione di un dinosauro, certo, vedremo quale dinosauro esso si trasformerà. Sì. Quindi da Gran Jet diventerà un Gran Gosé. E lo vedremo fra un nanosecondo. Esatto. Ma che bel triceratopo! Sì, che era il gosino gigante. Un gosino gigante cornuto. Esatto, che ti infizzava. Eh sì. E quindi da Gran Jet diventa Gran Tops. Da Gran Tops... Gran Topa. Esatto, diventerà... Gran Saur. Gran Saur, adesso ce lo vediamo un attimo, così adesso io l'ho assemblato alla cazzo di cane o alla Dick of Dog, come si direbbe in inglese. In inglese. E... fa schifo, lo so, non rompete le balle, ed è tutto per fare alla svelta, per farvi vedere poi la cosa importante, che è il Gran Saur, adesso sì, lo sappiamo. Quindi, un altro stacchettino. Va bene. E siamo pronti per il robottone. Esatto. Olè! Ed eccolo qua. È stata una fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Questi fanno tribulare questi Gunpla, questi HG del cacchio, eccetera. E quindi adesso qui ve lo vedete tutto orpellato. E... con anche il testone che fa da scudone, sì, mona. Forse era meglio farvelo vedere dopo. Vabbè. Comunque... è carico, comunque. È carico. E io non lo vedo un brutto robot, comunque. No, bello, sì. Va a completare l'ultimo, è l'ultimo del terzetto, probabilmente sarà l'ultimo che si aggiunge al gruppo. E niente, qui adesso ve lo vedete, ve lo faccio vedere anche di fianco. Magari me lo facessero ciao Gokin, qua si stremerebbero sul prezzo in maniera atomica. Ah beh, sì, con tutte le trasformazioni. E quindi... e qui naturalmente ve lo vedete con la markerizzazione che ho fatto, eccetera. Lei non le viene voglia? No, assolutamente no. Mi piacciono, però. Però hanno acquisto, al di là dell'assemblaggio. Ah, bene.
Sì, sì, mi piacerebbe averceli. Sono ecco, comunque ecco, okay, okay. Cioè, mi fanno bella figura. Poi. Cioè, li fanno gola. Mi fanno un po' gola, sì. Mi fanno gola. Comunque, al di là dell'assemblaggio o meno, un cinquantello circa a robotto ci vogliono. Ci vogliono. Sì. E li vogliamo far vedere? Facciamo vedere anche gli altri. Allora, qua abbiamo il Magnasaurer. Se non sbaglio, che abbiamo visto nella precedente, l'ultima. Che lei l'ha posato nel frattempo. L'ho un po' posato. Bravo, bravo. E poi c'è il Gosaur. Che fondamentalmente sarebbe forse il leader. Che ecco. L'ho posato meno. E anche il proprio appellato, anche lui dotato di scudo e spada. Tac. Lui invece è dotato di una sorta di alabarda e di uno scudo. Lui invece è dotato di uno scudo punzellante. Seghettata e di vari fucilazzi. Al corredo. Io li trovo comunque tutti e tre interessanti. Sì, messi insieme così sono molto molto belli. Però io ho un mio preferito. Lo dica. A me piace, quello che mi piace di più è questo. È il Magnasauro? Sì. Io invece per me è il Gosauro. Ma ero sicuro. Ero sicuro perché è alato, no, così. Però quello lì, nella sua più semplicità. A me quello che piace di meno. Secondo posto metto il Gransauro. No, il Gransauro c'ha una testa di cazzo. E poi per ultimo metterei, cioè li trovo tutti e tre belli, però no, io preferirei, cioè se mi dicono quale vuoi guidare direi quello là. Ma non litighiamo a quel punto. No, lì non litighiamo. E anche il colore forse è anche quello che mi convince meno, mentre invece il Gosauro è più classico. Sì, decisamente sì. E comunque, figa, se li dovessero fare tutti e tre, qui sarebbero 200 e passa carte ogni robotto. Ah, beh, se li dovessero fare Chogokin, figa, sì, ciao. Qua sono mazzate. No, già, dovevano fare gli SRC, questi qua dovevano essere SRC. Ma dopo poi mi devi fare un quarto che li unisce, cioè che ti li fa vedere tutti. Perché proprio poi anche una peculiarità. Comunque, ragazzi, qui chiudiamo questa mini recensione del Gransaur con tutto il terzetto, sì, per poi ritrovarci in un'altra recensione. Giusto. E fare combination in Gattai e loro finalmente si potranno unire in King Gosaur, il re dei Gosin. Praticamente questi tre tortellotti si infiaccinano l'uno con l'altro, esatto, e formano il King Gosaur. Quindi comunque ci sono già anche le istruzioni per crearlo. Assolutamente dentro. Sì, ti vengono date. Adesso non è questa. Beh, comunque insieme al Grand Saurer ti vengono date. Sì, perché chiaramente va essendo l'ultimo. Ce l'ha dietro là nella scatola, okay. Là dove ci sono le istruzioni, dove ti fanno vedere quali pezzi devi usare per creare. Ci sarà anche del platforming, ci sarà da tribulare e vede che qua Gosaurer, Magnasaurer, Grand Saurer formano King Gosaurer. Perfetto. E sarà una figata atomica. Non lo so, vedremo. Se meritano più. Lei già così a sboccio preferirebbe separati o averli uniti? Adesso dovrei vederlo. Dovrei vedere. Azzardi. Difficile. Uno dopo prende il triplete, un altro triplete. Uno si fa due triplete. Quindi questi sono un cinquantino l'uno, no? Sì, maledetto. Sì. Quindi siamo 150. Sì. Con 300 euro. Ah, beh, si fa il set completo. Però figa. No, secondo me diventa un po' eccessivo. Sì. La faccenda. Così invece un'altra robottina. Io personalmente lascerei quasi così. Sì. Io sì. Però poi io. Ognuno fa come vuole. Va bene. Ciao.